Senigallia ha aderito con grande trasporto al progetto Città di Impatto Positivo. È un progetto che permette appunto di studiare il nostro tessuto sotto tre aspetti, che sono appunto quello dell'ambiente, della cultura o della formazione e infine quello del sociale. Sono tre aspetti estremamente importanti per la nostra collettività. Una città che ha una vocazione turistica necessariamente deve fare questo, ma anche da un punto di vista umano e sociale crediamo che dobbiamo partecipare a questi tipi di temi che fondamentalmente in questo momento a livello mondiale si sentono e si tengono come fondamentali. Diciamo che per noi è molto importante anche l'aspetto formativo. La formazione dei ragazzi è un qualcosa di estremamente importante, non ora ma da sempre, perché ovviamente i ragazzi rappresentano il futuro della nostra società. Oggi diventa estremamente importante perché il periodo che abbiamo vissuto è un periodo, soprattutto per le ultime generazioni, molto duro, nel quale appunto sono stati tolti degli anni fondamentali ai ragazzi che oggi vivono l'adolescenza, ai giovani e ai più giovani. E soprattutto li abbiamo posti in un momento economico in cui, a differenza della mia generazione, fanno difficoltà nell'entrare nel mondo del lavoro. È fondamentale coinvolgere qualunque cittadino sulla base di quella che è la sua età, perché rappresenta ovviamente una ricchezza per la città, per la società, ma rappresenta anche un bene estremamente importante per ogni singolo uomo. È necessario non lasciare indietro nessuno, perché questo è un concetto fondamentale a livello sociale, ma è necessario soprattutto creare quella rete reale di solidarietà che solamente il campo del volontariato è riuscito a fare fino adesso. Senigallia ha aderito al progetto Città di Impatto Positivo perché siamo convinti che il modo migliore per rappresentare e gestire le necessità e le esigenze dei cittadini sia quella della sinergia tra pubblico e privato. Mettendo insieme le risorse, la volontà, la passione, si riescono a fare cose che singolarmente sarebbe difficile, sia nell'ambito culturale ma soprattutto nell'ambito sportivo o sociale. L'Istituto Panzini è una scuola territoriale dell'innovazione, aperta e concepita come laboratorio di ricerca, di sperimentazione e di innovazione didattica. La scuola è ormai il baluardo della socialità. Ormai la famiglia moderna è una famiglia diversa da quelle che abbiamo conosciuto fino a qualche anno fa, per cui nella scuola si crea il cittadino, nella scuola si crea l'uomo. Il Panzini deve rimanere la scuola che costruisce determinati uomini e quindi professionisti che nel territorio possano poi rappresentare lo sviluppo economico del territorio stesso. È fondamentale portare avanti questa storia d'amore tra una città e una scuola che deve necessariamente andare avanti. È per questo che abbiamo accettato di partecipare e sponsorizzare questa bellissima iniziativa di Città ad Impatto Positivo, perché è in linea esatta con quelli che sono i principi di questa scuola e i valori di questa intera comunità. Ho avuto modo di incontrare tantissimi alunni, cosiddetti normodotati, cosiddetti speciali, cosiddetti alunni con fragilità. Abbiamo imparato che tutti, ciascun alunno ha una sua fragilità, ha un suo modo di porsi e richieste di aiuto e di bisogni. Ma nello specifico ci sono alunni con disabilità che sono veramente portatori di un'energia, di una solarità, di una positività che ci aiuta giorno per giorno ad andare avanti, ad affrontare veramente le cose anche brutte e più grandi della vita. La Fondazione Città di Senigallia è una struttura storica per la città perché fornisce, grazie a dei benefattori che risalgono nella notte dei tempi, con le loro generosità, fornisce servizi di aiuto a chi è in difficoltà. Si occupa di assistenza agli anziani attraverso una casa protetta. Questo non è un parcheggio, questo è importante capire, questo non è un parcheggio, questa è una struttura dove gli ospiti vengono considerati come parte di una famiglia. Questo è il rapporto su cui noi lavoriamo, siamo molto attenti con il nostro personale, nei rapporti appunto con i singoli ospiti. Diciamo che è un mezzo indispensabile, ci consente di poter trasportare in sicurezza i nostri anziani dalla struttura all'ospedale, ma dalla struttura in tutti i centri sanitari dove chiaramente i nostri anziani debbono essere trasportati. Il non avere quel mezzo chiaramente ci creerebbe dei grossissimi problemi. Ognuno di noi deve arrivare lì, noi non dobbiamo mai dimenticarci che ognuno di noi arriverà, facendo i debiti scongiuri, a diventare anziani. Quindi ognuno di noi potrebbe arrivare a avere questa necessità. Ecco perché non bisogna oggi dimenticarsi che un tipo di servizio come questo, quindi un piccolo investimento anche per un'impresa locale, è un investimento nel futuro di tutti quanti noi.
Il Centro Interculturale Le Rondini è nato ben 19 anni fa, quindi ha già una lunga vita, e fin dall'inizio si è proposto al territorio come centro di aggregazione per bambini e adolescenti dai 6 ai 17 anni. Qual è lo scopo della nostra associazione? Quello di rappresentare una valido strumento di sostegno alle funzioni genitoriali per favorire lo sviluppo psicofisico dei bambini e la loro socializzazione. I bambini ti sanno poi dare tanto perché sono molto spontanei, per esempio ti dicono grazie a volte dopo i compiti, è un grazie che veramente ripaga moltissimo. Insieme possiamo. Insieme possiamo. Insieme possiamo. Insieme possiamo. Insieme possiamo. Insieme possiamo.